Nonostante il maltempo che ha nascosto anche il Vesuvio, oltre 100 fra cittadini e turisti hanno preso parte questa mattina alla visita guidata di Palazzo San Giacomo. È un momento della rassegna Innamorati di Napoli, l'iniziativa del comune per addentrarsi con percorsi emozionali nei luoghi noti e meno noti della città. Non è una visita solo, diciamo, storico-culturale, c'è un pathos in più, un qualcosa in più che metterci un po' anche della loro anima, cioè raccontarci anche un po' di loro. Pensate che c'è un editore, un caro amico, un altro innamorato di Napoli che ha già raccolto diciamo, i testi di queste visite delle due edizioni precedenti, fare una terza edizione raccogliendo anche i testi di questa edizione che si chiama Napoli in Love, e quindi è diventata, diciamo, una piccola enciclopedia amorosa su Napoli. A conclusione della visita nell'edificio ottocentesco, sede del governo della città, il sindaco De Magistris e l'assessore alla cultura e al turismo Daniele hanno accolto i visitatori nella Sala delle Medaglie d'Oro, comunemente nota come Sala Giunta, illustrando il senso di questa iniziativa. All'incontro era presente anche la madrina della rassegna, l'attrice Pina Turco. L'abbraccio di questa città è molto grande, prevede anche le periferie, luoghi meno, come dire, meno dorati di questa stanza, e se noi posiamo il nostro sguardo d'amore anche su questi luoghi che hanno bisogno realmente del nostro amore come scelta, ok? Io credo che possiamo rendere veramente bello tutto e la nostra presenza possa rendere belli i luoghi, quindi facciamo una scelta d'amore che possa divenire una scelta di campo affinché veramente l'amore e il bello possano realmente perseguitarci. Innamorati di Napoli significa far innamorare tutti, napoletani e turisti, non solo delle parti belle di Napoli, ma delle parti nascoste, dalle parti che vanno cercate, dalle parti che vanno tutelate, dalle parti che vanno curate. La cura della città è un esercizio che ci deve appartenere a tutti, dal non gettare la carta per terra, non imbrattare le mura, ma magari mettersi insieme a noi per fare la street art, per fare delle cose belle che si fanno anche nelle parti più difficili della nostra città. E poi Napoli, consentite, è una città di tante contraddizioni, tante complessità. Napoli non avrà mai, consentitemi anche questo passaggio, una sua normalità, perché non è una città normale, è una città anarchica, è una città che soffre le regole asfittiche, è una città però che ha una grande sete di giustizia, però è un grandissimo antidepressivo naturale.